la città di Bari che continua ad allargarsi, però purtroppo molti territori poi restano terra di nessuno, ma no? Zona sembra, dormitorio. sembra un collegamento dalle periferie di Beirut, no? Cioè, questa è la passeggiata, in realtà è una roba senza asfalto, con la pista ciclabile che finisce nel nulla. Insomma, di solito quando si parla, c'è questo racconto, questa narrazione, si parla di periferie degradate. In realtà quello non è un quartiere degradato, anzi, No, infatti. d'altro canto bastava sentire i residenti, Sì. si capisce bene che sono persone che hanno anche una capacità di acquisto Sì. di case che sono ben costruite, hanno un bellissimo affaccio sul mare. L'invito è quello ai residenti di incalzare l'amministrazione, non mollarli, insomma, perché poi non basta avere la casa se non si ha nulla intorno, fa No, tristezza. infatti Vale la diventa pena un collegamento, andiamo tutti a mangiare in questa dormito. pizzeria isolata. Infatti, un appello che lanciamo da Telebari. Allora, andiamo avanti per parlare di immigrazione. Lo facciamo perché oggi in giunta è stato approvato il progetto preliminare per l'allestimento di un'area che ospiterà quei migranti che sono stati trasferiti dall'ex convento di Santa Chiara da Bari Vecchia nell'ex SET. Noi abbiamo fatto anche un live la scorsa settimana. In effetti le condizioni sono a dir poco imbarazzanti nelle quali si trovano questi profughi. Tra l'altro fu un trasferimento molto sofferto per la convivenza nel quartiere Libertà con i residenti. Ne parlo anche perché tu in un editoriale dal titolo Multiculturalismo un po' straccione ti sei occupato un po' dell'individuazione di Taranto come hub per lo smistamento dei profughi. Insomma, quando si parla di emergenza e immigrazione, i comuni sono troppo gravati di una responsabilità troppo grande? Sì, questo senz'altro. Taranto è in grande difficoltà, non è ancora arrivato neanche un nuovo profugo, un nuovo migrante dall'ondata che si aspetta e già il sindaco dice aiutateci, innanzitutto dateci notizie, non ce lo dite 2 ore prima che stanno arrivando 500 persone e poi servono risorse. Il multiculturalismo, un po' straccione, che cos'è? Il multiculturalismo è un'idea, diciamo così, di apertura verso l'altro, verso il mondo, Beh, è verso lì. un'ambizione, se vogliamo, È per le città. un'ambizione che per certi aspetti è stata un po' tradita dal macello islamico, riferendomi al terrorismo islamico, un po' tradito, un po' messo i teorizzatori del multiculturalismo di fronte a un fatto, diciamo, terrificante. Ecco, però da una parte riflettevo c'è questo aspetto culturale alto, colto, e dall'altro il terrorismo che per fortuna è ancora un po' lontano da noi. E però poi ci sono i nostri marciapiedi, no? Basta girare l'angolo e incontriamo queste persone, questi migranti che ospitiamo, certe volte per poche ore, certe volte per qualche giorno, o in alcuni casi restano, a Taranto sono rimasti per molto tempo, di cui non sappiamo nulla, non sappiamo da dove vengono, che fanno, cosa sognano per i loro figli, che Dio pregano, no, no, non li conosciamo. Allora ecco, diciamo, provavo a mettere questo aspetto alto e colto un po' sul marciapiede di case, quindi multiculturalismo. A volte sono vestiti di stracci perché non hanno nulla. Sono gli invisibili, ecco, fanno parte di quella Sì, società e allora invisibile. la provocazione era alle amministrazioni, alle associazioni di volontariato, ai mediatori culturali, inventiamoci un sistema per non fare che nelle nostre città, nelle nostre strade si vive in maniera parallela e non ci si incontri mai, non ci si conosca mai. Magari ne potrà venire qualcosa di buono. Allora, parliamo di Petruzzelli, il Petruzzelli di Chiarofiglio lo potremmo Sì. definire, è stato nominato presidente della fondazione, lui dice ci sarà la conferenza stampa, beh, sarà una bella sfida quella per Sì, ho Chiarofiglio, letto coniugare un bel che cartellone con delle capacità manageriali di gestione delle poche risorse che ci sono. C'è grande ottimismo intorno a questa nomina. L'ottimismo è sempre da condividere. Forse l'ho trovato un po' eccessivo quando De Caro, il sindaco De Caro diceva Chiarofiglio porterà il nome del Petruzzelli in giro per il mondo. Azzarderei che è più facile il contrario. Insomma, se c'è stata una persona che fino adesso è riuscita a portare il nome del Petruzzelli in giro per il mondo, non bisogna dimenticarlo, quello è Ferdinando Pinto. Insomma, negli anni 80 il Petruzzelli era davvero un riferimento nel panorama mondiale dello spettacolo. Forse il momento più alto fu la produzione dell'Aida nella terra, tra le piramidi d'Egitto, insomma. E quindi, insomma, speriamo che l'ex magistrato, ex senatore, scrittore, ora presidente della fondazione, dia il suo, anzi, insomma, siamo sicuri che darà il suo contributo, e come dire, che l'ottimismo del sindaco sia ben riposto. Il Petruzzelli ha bisogno di spettacoli di qualità, perché il buon nome, diciamo, non gli manca.
Allora, per chiudere questo nuovo incubo amianto che torna nella nostra città, pensavamo di aver ormai archiviato definitivamente una pagina con la Fibronit, ma ricordiamoci anche con Torre Quetta. Invece, tra l'altro, questa scoperta ha fatto, su cui la Procura sta indagando, ha fatto insorgere anche molti residenti che vogliono capire in che condizioni ambientali vivono in questo momento. Ma sì, un altro piaga sulla schiena di questa città dopo la Fibronit, i cui lavori sono fermi al momento. Io avevo preso, diciamo, mi ero scritto delle date. La Fibronit aveva iniziato a produrre in città nel 1935, ha smesso nel 1985, il primo morto è del 1971, circa 350 morti calcolato per colpa della Fibronit. Ora questa nuova cava, per ora grande, ma la procura teme che sia ancora più grande, dalle parti del supermercato Santa Caterina. Esatto, sì, zona Santa Fara. I baresi ormai l'abbiano capito, zona Santa Fara, abbiano capito dov'è. La cosa terribile, io ci riflettevo, ma chi può aver messo tutto questo materiale lì? Diciamo, difficile che sia stato, no, il casalese che ha portato il camion del nord e buttato lì. Questa è stata una zona di grande espansione, di grandi costruzioni. Ecco, mai sia si dovesse scoprire che magari qualche costruttore delle nostre parti, no, ha pensato bene di ridurre costi e tempi facendo quello, perché sarebbe davvero uno sfregio enorme alla città. Speriamo di no, però è bene che si facciano i controlli. Non solo lo sfregio alla città, ma ricordiamo anche le future generazioni. L'amianto per 20 anni, non per 20 anni, 20 anni dopo colpisce se infatti si respirano le fibre, perché dell'amianto, bene ricordarlo, sono pericolose le fibre. Infatti, sbriciolato tra l'altro, infatti. Se si respira il problema. Allora, siamo in chiusura, cosa leggeremo sul giornale di domani, quello che si può dire? Sì, no, si può dire che leggeremo sicuramente di politica, leggeremo di Xylella, che è questo batterio che ha colpito gli ulivi, ora del Salento, ma già del Brindisino. Il capo della Corpo Forestale dello Stato ha detto che forse è peggio della terra dei fuochi, l'allarme Xylella. Addirittura non si potranno consegnare nemmeno durante le festività da Pasquali. Non ci credo, l'hanno detto, vabbè, che sarà una Pasqua senza palme, una Domenica delle Palme senza ramoscello. Non ci crediamo. Vedremo i ramoscelli, però diciamo, c'è il rischio che addirittura questo aumenti il contagio. Allora, siamo in chiusura, ringrazio il vice caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Angelo Rossano. Grazie Angelo per essere stato con noi. Grazie a te Alessandra, buonasera. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria, ma poi torniamo con notizie e altri collegamenti da Sant'Anna. Restate con noi.